onde se poi avere un giovane in Spagna, sindacalista in Spagna. E cosa succede? Il terzo giorno il sindacalista della Spagna, Coevo problema Spagna. che aveva un problema in Spagna, nella fabbrica Fiat in Spagna, ha chiesto da noi tutti i presenti una lettera di appoggio per la loro manifestazione in Spagna. Il mio collega Zoran ha perfino proposto un'altra cosa, ha detto: ecco la mia proposta, quando in una delle fabbriche Fiat, in qualsiasi posto nel mondo, sciopera, io propongo che scioperiamo tutti, di prevedere questo impegno in questo accordo quadro. È proprio questa solidarietà della quale lei parla, perché così combattiamo controparte. Cos'è successo? Il sindacalista di Termini Imerese ha detto no, anch'io ho problema. Pure noi abbiamo dei problemi e scioperiamo pure noi. E noi abbiamo detto, ma dove c'è il problema? Scriviamo due lettere di appoggio, sia per la Spagna che per Termini Imerese. Ma cosa ne pensate? Abbiamo firmato la lettera? No, si sono messi a litigare e lettera non è stata scritta. E siamo rimasti molto delusi. È un'altra cosa. Il direttore della Fiat Automobili Serbia, questa azienda registrata ufficialmente ma che non esiste realisticamente perché non ha assunto ancora nessuno, che gira per la fabbrica da noi come se fosse proprietario, alla mia domanda, cioè alla sua domanda indirizzata a me, a chi assomigliamo di più, a chi assomigliate più voi serbi, agli italiani o ai polacchi? Questa domanda ci ha fatto. Io ho detto assomigliamo più agli italiani. E lui ha detto non va bene questo. Ho chiesto ma perché? Ecco perché risponde. I polacchi lavorano, non fanno domande, non scioperano. Italiani non lavorano, sempre fanno domande. E sempre scioperano. Così mi è stato chiaro tutto. Ho dato la risposta sbagliata io. Scherziamo un po'. Ogni tipo di appoggio, da qualsiasi parte sia, sia a voi, da noi, che viceversa è molto utile per ambedue le parti. La Con la globalizzazione il capitale si accumula e va lì dove è più comodo. E quando mano d'opera costa troppo, subito si trasferisce, quando il prodotto costa troppo, si trasloca in un altro punto del mondo dove guadagna di più. E usa mano d'opera che costa con costo conveniente. Non è nell'interesse vostro che il vostro capitale sia trasferito in un altro paese, nemmeno l'interesse nostro di vendere il nostro manodopera a basso costo. Pure noi vogliamo avere una vita dignitosa e nemmeno noi vogliamo essere servi dei padroni.
E ogni incontro di questo tipo è molto utile per tutti. Perché dobbiamo noi fare un'altra globalizzazione delle dei sindacati. E dobbiamo davvero sviluppare una solidarietà a livello internazionale. E dobbiamo convincere pure i polacchi che è nel loro interesse di scioperare, perché lavorano a bassissimo costo. Quando capiranno questo, sarà più facile sia per voi e sarà meglio pure per loro. E non dobbiamo vedere nemici uni negli altri, perché siamo tutti lavoratori che viviamo con il proprio lavoro. È sicuramente nell'interesse di Marchione di farci litigare tra di noi per avere un prodotto a basso costo. Per tutto ciò, anch'io da parte mia vi voglio convincere che la Zastava non si venderà a basso costo a Marchionne. Eppure noi abbiamo detto al nostro governo: accettiamo la Fiat se ci porta benessere. Se non ci porta benessere, non è benvenuta Fiat. E costringeremo il nostro governo di investire, di costruire una fabbrica così come fu promesso, o con la Fiat o con altri. Noi non vogliamo bene la Fiat perché è la Fiat. Noi vogliamo lavorare, vogliamo essere pagati. E la Fiat o qualche altra casa, questo non ce ne frega niente. E se noi ci uniamo, allora la Fiat avrà il problema. Siamo noi che dobbiamo creare problema alla Fiat. Grazie.